Salve a tutti dal Papi, buon venerdì 18 settembre 2020. È 18 settembre, fatemi controllare che non vorrei dare informazioni, no, giusto, è giusto, non vorrei dare informazioni errate a prima mattina. Come diceva qualcuno, basta poco che ce vo'. Eccoci qua, siamo già arrivati al venerdì, chiusura della settimana e chiusura anche di questo appuntamento che normalmente va in onda sulle nostre pagine principali tutte le mattine tra le 6:30 e le 7:30. E non è vero, perché lo mandiamo un pochettino più tardi, dura 3 minuti e non è vero, quindi un sacco di bugie in questo appuntamento, ma non bugie per quanto riguarda invece notizie e informazioni utili per l'Italia a quattro zampe, per essere sempre insieme a voi la voce di tanti pelosetti del mondo. Iniziamo. Mercoledì scorso è successo davvero il finimondo sulla pagina dell'Italia a quattro zampe in seguito ad una segnalazione arrivata al numero WhatsApp dove c'era scritto: a Pontinia, in provincia di Latina, c'è un cane morente dentro una proprietà privata. Te puoi immaginare come abbiamo sentito una cosa del genere? Subito abbiamo pubblicato un post e subito al nostro post hanno risposto tantissime persone. Si sono messe in moto, in macchina, in bicicletta. Comunque sono arrivate un sacco di persone proprio sul posto dove era stata fatta la segnalazione. Insieme alle persone, visto che c'era un sacco di confusione, è arrivato anche il proprietario che poi ha dato tutte le informazioni e delucidazioni in merito e ci ha detto che questo cane non è un cane morente, ma è un cane vecchiotto, non rispondeva ai richiami delle persone perché è anche sordo, c'ha 16 anni, si chiama Arturo e c'ha tutti i problemi di un cagnolino a 16 anni, ma comunque dentro la proprietà dove sta bene perché nella parte più giù, che non si vedeva ovviamente dalla strada, ha una bella cuccia grande, addirittura 3 metri per 3, una casetta proprio di legno dove dentro c'è acqua, crocchette, viene curato, viene tanto amato proprio dal signor Simone, si chiama così il proprietario di Arturo, che si trova a Pontina in provincia di Latina. Quindi se vedete in una proprietà privata un cagnolone sdraiato che non vi risponde se lo chiamate, non è morto, non sta in condizioni di vita critiche, è solamente vecchiotto, non ci sente. Abbiamo già risolto questo problema e volevo ringraziare tutte le persone che sono intervenute perché ne sono arrivate davvero tante. E questo sta a significare che siamo tanto seguiti e sta a significare che voi avete davvero un cuore grande. In questo periodo abbiamo davvero una grande emergenza gattini. Pensate che negli ultimi 2 giorni ci sono arrivate segnalazioni per oltre 400 gattini ritrovati abbandonati solo nella zona del Lazio. Questo che vuol dire? Che tanta gente dà da mangiare i gattini che gli arrivano vicino casa, ma non provvede a sterilizzarli. E come si dice, che poi corrisponde anche a realtà, una gattina che rimane incinta con tutti i suoi discendenti, nel giro di 5 anni può far nascere fino a 60.000 gatti. Quindi, se non ve volete ritrovare a casa stracolma dei gatti, dovete dargli da mangiare, ma dovete anche provvedere a sterilizzarla, perché è una cosa molto molto importante. Per non parlare poi dei ritrovamenti per gatti feriti a causa di incidenti stradali. E ieri a Priverno è stato fatto proprio il recupero di un gattone trovato con una zampa maciullata. Speriamo bene, speriamo che si rimetta presto e soprattutto speriamo di trovargli una casa. Ve lo vogliamo far vedere e conoscere perché è bello, è dolce e coccolone. Una volta uscito dal sanitario, è proprio nostro incarico trovargli una bella sistemazione. Eccoci qua, un altro ritrovamento, un gattone, perché lui è proprio un gattone maschio. L'abbiamo trovato vicino dove stanno quelli della frutta, all'osteria, dove stanno quelli della frutta. Sicuramente investito, perché c'ha una zampetta, non so se riuscite a vederla. Guardate la zampetta. Quindi sicuramente è stato investito. Non si sa, non si sa. Comunque è stato trovato così. E quindi l'abbiamo recuperato perché lui è buono, si fa prendere. Maschio. Grandissimo, digli un po' come sei grandissimo e buonissimo, però ecco c'ha quella zampetta così. Abbiamo fatto pronto soccorso, abbiamo chiamato e stiamo aspettando. Siamo venuti qua da Zomax, punto nostro di riferimento, e almeno sanno insomma dove sta il posto, è più sicuro. E siamo in attesa, vero? Dove te ne vai? Vai un po' a rilassarti, a farti curare. E vabbè. Vi terremo aggiornati e siamo in attesa. Eccoli qui, sono arrivati e se lo portano, vero? Dove te ne vai tu? Dove te ne vai? Hanno controllato, non ha chip e non ce l'hai il chip tu, no? E poi quando guarirà, quando starà bene, ce lo ridanno, vero che ce lo ridanno con il chip?
Poi se qualcuno lo vuole, dove te ne vai, eh? Va bene, un'altra missione compiuta. E vabbè. Parliamo ora dei cuccioli salvati da Dalvito un po' di tempo fa insieme all'associazione Ringrazio, Prego e Dono di Latina. Sono stati tutti quanti adottati. Tu dici, ma come, non li avete neanche pubblicati? Abbiamo pubblicato 3 foto dei primi 3 e subito ci sono arrivate tantissime richieste di adozioni, e sta di fatto che anche gli altri mano a mano li abbiamo sistemati. Adesso c'è un'altra missione molto molto importante, quella di far adottare la mamma. Che famo, la lasciamo lì? Sta senza cuccioli? No, bisogna trovare una casina anche alla mamma. È una taglia media, pesa intorno ai 13-14 kg, dolce, bella, coccolona, furba, perché è davvero scaltra come Perosetta, e poi ha fatto queste 8 meraviglie, quindi merita davvero una bella sistemazione, oltre ovviamente ad essere sterilizzata. I piccolini che sono andati tutti in adozione ve li voglio far vedere in un piccolo video composto dalle foto, perché non abbiamo avuto neanche il tempo di farli conoscere, ma la cosa importante è quella di sistemare la mamma. Tra poco, nel corso della giornata, pubblicheremo le foto anche della mamma, e mi raccomando, dateci una mano nelle condivisioni, perché tutto questo sarà possibile solo grazie al vostro aiuto. Questo nostro appuntamento ha anche uno sponsor, Generali Assicurazioni, azienda leader nel settore assicurativo in Italia. Pensate che hanno studiato proprio per i nostri amici social qualcosa di importante che protegge i pelosetti in caso avessero problemi di salute, ma protegge anche voi nel caso loro facessero qualche guaio. Per ulteriori informazioni contattateci, Generali Assicurazioni è veramente il top ed è un consiglio del papi. Il tuo cucciolo combina un guaio? Può succedere. Ma adesso, con Generali Italia, hai più soluzioni e meno pensieri. E poi segui tutte le sue attività e siete sempre in contatto con un click. Perché il futuro è già nelle tue mani. Adesso. Immagina adesso. Immagina. Vivi adesso. Per chiudere questo appuntamento mattutino vi dico che abbiamo sempre tanto bisogno di voi. Se potete aiutateci, come ci potete aiutare? Con i gadget solidali, che poi servono pure, perché abbiamo le mascherine che proteggono voi, aiutano i pelosetti, ma abbiamo anche le magliette, tanti gadget che potrete vedere proprio sulla nostra pagina. Inoltre, se volete, potete donarci crocchette presso i punti vendita. Comunque, contattateci, è la cosa migliore per avere informazioni su come aiutare il nostro gruppo. E vi dico che questo appuntamento, quando non fanno tardi i mezzi, va in onda tutte le mattine sulle nostre pagine principali. 3 minuti, che non è vero, insieme al pari, 3 minuti, perché non gliela facciamo mai in 3 minuti, è impossibile. 3 minuti sono 90 secondi. Raga, ma che vedi con 90 secondi? È proprio una cosa pazzesca. Comunque, chiamiamolo così, almeno qualcuno si ferma a vedere. 3 minuti col papi per notizie e informazioni utili del nostro gruppo Italia a 4 zampe, e per essere sempre, con il vostro aiuto, la voce di tanti pelosetti del mondo.